Ciao, in questo video ti mostro come realizzare delle rose ricamate. Per fare questo tipo di rosa utilizzerò il punto erba e il punto nodino. Se questo è il tuo primo video di ricamo, può darsi che tu non sappia da dove partire, quali materiali utilizzare o cosa sia il punto nodino e il punto erba. Nell'info box trovi quindi una serie di link che potrebbero tornarti utile. Io utilizzo una penna per tessuti per fare un tracciato sotto. È una penna che in realtà non nasce come penna per tessuti, ma è una penna cancellabile, ma sparisce con il calore del ferro da stiro. Io mi trovo comoda con questa. Faccio un cerchio e segno il centro. La grandezza del cerchio è a discrezione della grandezza della rosa. Poi utilizzerò del filo moulinier usato intero, quindi senza dividere i capi. Lascio la codina e poi faccio il nodo alla fine. Io mi trovo comoda a fare il nodo. Partiamo facendo il punto nodino al centro, quindi dal sotto verso sopra e tiro. Poi avvolgo il filo che è uscito dal buco 2 o 3 volte intorno al lago e poi lo rinfilo dentro allo stesso buco da dove era uscito. E tiro, facendo attenzione con la mano con cui non ricamo di tirare leggermente per creare della tensione. E il punto nodino è fatto. Ora dovremo fare tutto intorno una serie di punti erba che si muoveranno a spirale intorno al punto nodino. Iniziamo dal primo punto che lo definisco punto A. Poi ci spostiamo un po' più avanti di 5 mm e facciamo il punto B. Non tiro però il filo del tutto in modo da poter vedere in mezzo tra A e B e creare il punto C. A questo punto vado più avanti e creo il punto D. Torno indietro e vado a crearmi il punto E. Detto così sembra complesso, in realtà è molto più semplice. Ve lo faccio rivedere senza le scritte, che magari è più comprensibile. Quindi lascio sempre un po' di mi aiuto con la mano per avere un po' di visuale, ecco. Quando creo l'asola, come in questo caso, mi aiuto proprio col dito per fermare il filo e vedere dove far uscire fuori il punto a metà tra i due punti appena creati. Perché il sistema è questo, cioè di andare a metà dei punti che hai creato poco prima. Comunque sul canale trovate ben 2 video in cui ho parlato del punto erba. Lascio anche quelli nell'info box. Proseguo così per tutta la rosa. Man mano i punti tendo ad allargarli, quindi se prima erano 5 mm all'inizio, poi man mano magari mi allargo, faccio un centimetro, poi col tempo può diventare 1,5, a seconda di quanto grande poi deve essere la rosa. Vi faccio vedere come finire o eventualmente cambiare il filo, perché se magari finisce dovrete cambiarlo e ripartire, quindi andate a realizzare il penultimo punto e poi invece di andare avanti tornate nell'ultimo punto disponibile. Quando avete finito la rosa potete pettinarla, diciamo, con l'ago o la punta di una forbice per cercare di allargare bene le fibre del filo in modo da dargli maggior volume e spessore, ma fatelo con attenzione perché potreste inavvertitamente tirare dei fili e fare qualche paciocco. Qui vi faccio vedere alcuni suggerimenti, ad esempio ho fatto più punti nodino, oppure potreste usare il punto nodino all'interno di un colore e il resto di un altro, oppure farla come vi ho mostrato monocolore, che è più simile a una rosa vera. Qui ho usato della lana, sempre perché a me piace un po' l'effetto di cosa un po' più puffettosa, non so come spiegarlo, un po' più morbidosa. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto lasciami un like, iscriviti al canale e se ti va
seguimi su Instagram, mi trovi come vanessa.iello. Ciao, buon ricamo!